Lastre di Eternit in pessimo stato di conservazione, con tagli e lacerazioni evidenti anche ad occhio nudo, giacciono, parrebbe da oltre 3 mesi, sul ciglio di una strada al centro città, in via Vanvitelli, all'altezza del numero civico 68. La denuncia sporta dall'ONA, Osservatorio Nazionale Amianto. La situazione appare più paradossale, in quanto il mucchietto giace accanto a dei cassonetti, per cui sembra incredibile che sia stato lasciato per tanto tempo su strada ad inquinare il suolo e le persone. Nel cortile immediatamente adiacente, poi, è verosimile che possano giocare dei bambini. Nonostante i tanti passi fatti in avanti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni sul problema dell'amianto, particolarmente significativo nella regione Sicilia, l'obiettivo della totale rimozione dell'amianto presente in edifici pubblici e privati e del corretto smaltimento e bonifica delle zone interessate appaiono ad oggi lontani, dichiara Carmen Perricone, corrispondente ONA Sicilia. Ciò porta a raddoppiare l'impegno, specialmente in quelle città in cui la macchina amministrativa appare lenta nell'individuazione e nella risoluzione dei problemi legati all'amianto, come Siracusa, in cui il piano comunale dell'amianto, ancorché approvato, risulta non esecutivo. E ciò rimanda ad un problema a monte, ovvero la necessità di finanziare la legge regionale esistente, ma svuotata delle necessarie risorse finanziarie. Per il mucchio di amianto di via Vanvitelli, nonché per la baracca di viale Santa Panagia, con pericolante copertura in amianto, entrambe poste al centro della città, si sollecita l'amministrazione di Siracusa di intervenire tempestivamente per evitare il protrarsi di un pericolo evidente per la salute e per l'ambiente.